l'ospedale di Boscotrecase è al centro della nostra azienda. Crediamo che debba avere un ruolo strategico, soprattutto per la gestione delle emergenze. Sono le parole del direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, intervenuto ieri con gli altri vertici aziendali a Boscotrecase. Da ieri, mercoledì 20 aprile, infatti, l'ospedale è stato riaperto per svolgere le sue normali funzioni, a distanza di 2 anni, dalla riorganizzazione in Covid Center avvenuta il 19 marzo 2020. Una scelta legata al sensibile calo dei ricoveri Covid registrato nel corso degli ultimi mesi e per la necessità di restituire al territorio di riferimento i servizi sanitari spostati su altri presidi aziendali. Crediamo che questa struttura sia un po' al centro della nostra azienda e quindi debba avere un ruolo nevralgico, soprattutto dal punto di vista della gestione delle emergenze. In questa ottica sono partiti una serie di interventi. Poi il punto sul futuro assetto della struttura ospedaliera, nell'immediato e a lungo termine. 4 i nuovi reparti destinati a pazienti non Covid. Cardiologia UTIC con servizi di emodinamica programmata ed elettrofisiologia, pneumologia e terapia intensiva respiratoria con servizio di broncologia, medicina e rianimazione. Resteranno al quarto piano 30 posti letto per pazienti Covid, di cui 15 di subintensiva e 15 di medicina, oltre un posto di terapia intensiva. È il caso di fare un piccolo focus su quello che possa essere il futuro prossimo di questa struttura. Quello che sarà nell'immediatezza, quello che sarà già da questi giorni, la direzione sanitaria lo ha già avviato e devo dare un ringraziamento alla direzione sanitaria per l'impegno, la dedizione che ha impiegato nella gestione di un periodo così difficile, a tutti i direttori di unità operativa e a tutti quanti voi. Durante il periodo pandemico a Boscotrecase sono stati curati oltre 2.000 pazienti Covid. Di questi, circa 500 sono deceduti e 1.500 guariti. Non sono mancati ringraziamenti del direttore generale a tutti gli operatori sanitari che si sono trovati a gestire l'emergenza. Lo sforzo è stato uno sforzo enorme, epocale. Io penso che quello che è stato fatto verrà un po' scritto nei libri di storia, perché è stato un evento che non è ancora concluso. Non possiamo dire di aver superato definitivamente, però c'è stato uno sforzo importante da parte di tutti voi e per questo ripeto che noi abbiamo voluto avviare un'opera di programmazione che porti al completamento della struttura, al suo potenziamento e dargli un connotato e un ruolo stabile e definitivo all'interno dell'offerta sanitaria.